saluto il segretario generale dell'ANM Salvatore Casciaro, che ha sentito Zurlo e immagino abbia delle obiezioni. Buongiorno dottor Casciaro. Grazie dell'invito. Che dice? Dico che da oggi si riducono i diritti e le libertà dei cittadini, diciamo, in parte questo è un limite, si riducono gli spazi dell'informazione, si forniscono, diciamo, e si individuano degli strumenti che in qualche modo incepperanno ulteriormente la macchina della giustizia. Se pensiamo, andando nel dettaglio, al fatto che nei confronti appunto di un abuso e quindi di una sopraffazione, di una prevaricazione di un pubblico ufficiale che intenzionalmente procura un danno a un cittadino o intende favorire una persona a sé vicina, non ci saranno strumenti adeguati. Non li avrete proprio, dottore. Ma perché questo? Perché si dice che nulla impedirà al cittadino di fare ricorso davanti al TAR, davanti agli organi di giustizia amministrativa. Ma quanti saranno che potranno permettersi questi costi? Perché costa molto la giustizia amministrativa, vero? Diciamo, ci sono degli oneri connessi all'assistenza in giudizio, alla difesa in giudizio, oneri rilevanti. E quindi è chiaro che di fronte a tutto un sistema di abusi, un sistema sopraffazioni, il cittadino sarà più solo, abbandonato a se stesso. Senta, dottor Casciaro, le faccio una domanda e un'obiezione. La domanda è, a proposito delle intercettazioni, da quello che ho letto, se ho capito bene, basterà, si possono pubblicare se sono nell'ordine di cattura, ma allora non basta al PM metterle nell'ordine di cattura così il giornalista e il collega le può pubblicare? Ma no, questo attiene ovviamente all'interno di un provvedimento diciamo di cattura, come ha detto lei, sono inserite soltanto gli elementi che sono strettamente funzionali alla motivazione del fatto. Quindi uno non mette il testo dell'intercettazione. Quindi non ci sono testi o elementi che in realtà non hanno una stretta attinenza con l'iter argomentativo del giudice. Senta, invece l'altro punto, lei diceva riduzione dei diritti e delle libertà dei cittadini, però mi chiedo, laddove si è in gioco la custodia cautelare, quindi la libertà del singolo individuo, quindi finire in carcere, che non è proprio una passeggiata, il fatto che giudichino tre suoi colleghi invece del singolo collega, non è meglio, non è una garanzia per il cittadino? Ma in termini assoluti, astratti, convengo con lei, è meglio, ma in realtà il livello di garanzie va rapportato alle risorse disponibili e attualmente questo significa la paralisi dei piccoli tribunali, in cui per effetto di questo meccanismo si creerà un sistema di incompatibilità, perché chi giudica sulla vicenda cautelare non può essere anche il giudice del processo penale, quindi si creerà un sistema di incompatibilità che metterà in ginocchio i piccoli uffici giudiziari. Non a caso la riforma è differita di 2 anni su questo punto, per consentire l'assunzione di 250 magistrati destinati al settore giudicante, ma sono una goccia nel mare rispetto agli inconvenienti che la riforma produrrà. Salvatore Casciaro, l'ultima cosa, la applicherete o protesterete? Che farete come ANM? È chiaro che diciamo, ormai è diventata legge, i magistrati italiani la applicheranno doverosamente. Noi quello che abbiamo fatto è di segnalare sostanzialmente le gravi sul piano tecnico, evidentemente i gravi inconvenienti di questa riforma e i riflessi che avrebbero avuto sulle libertà e sui diritti dei cittadini, oltre che sugli spazi di informazione della libera stampa. Salvatore Casciaro, il segretario generale della ANM.